Allora, come promesso, abbiamo Enrico Guidi, coordinatore di Mio Italia per quanto riguarda l'Umbria. Oggi è stato un giorno importante per voi. Ricordo, dovevamo averlo ospite al TG, ma ci sono stati problemi di collegamento e quindi lo abbiamo adesso. Ne approfittiamo ancora di più perché lo abbiamo in collegamento esclusivo, in modo che non dobbiamo condividerlo con altre notizie. Ce l'abbiamo solo per parlare. Intanto, come è andata la manifestazione di oggi? Allora, intanto buonasera a tutti. È andata molto bene. È andata molto bene. Il tempo non ci ha aiutati, però la partecipazione è stata veramente molto alta. Molto alta. C'è stata una buona rappresentanza di tutta la filiera, come era nello spirito della manifestazione. Agenti, produttori, distributori, una rappresentanza del mondo del catering. Una rappresentanza del mondo della notte, una rappresentanza del mondo degli eventi e anche una rappresentanza del mondo dello spettacolo, perché attori di teatro sono i primi fruitori di Certo. alberghi e ristoranti, quindi anche loro sono in grandissima difficoltà. Certo. Ma che avete detto? Che istanze avete portato in questa manifestazione? Le istanze che abbiamo portato sono quelle che diciamo da tempo, che in assenza di dati certi, evidenze scientifiche, sulla pericolosità dei ristoranti e dei bar, i ristoranti e i bar non vanno chiusi. Semplicemente questo. Non ci sono evidenze scientifiche, lo ha detto anche il CTS. Sì. Che dentro i ristoranti, anzi, è da poco uscito uno studio condotto dai medici e commissionato dalla Regione Lombardia, che evidenzia appunto che il ristorante è uno dei luoghi più sicuri dove stare. Perché su 80, su, le faccio un esempio, in un periodo che va dal 2 all'8 di novembre, mi Sì. pare, 82 focolai nelle scuole, 5 focolai all'interno di ristoranti o bar. Sì, quindi Quindi, insomma. insomma, cioè, siamo nell'ordine, sì, siamo nell'ordine, il maggior veicolo di diffusione sono le scuole, sono i trasporti, sono le famiglie, e devo dire e lo dico per esperienza personale, perché è quello che mi sta succedendo. Ho due figli che sono in isolamento cautelare, che anche molti genitori all'interno della famiglia non hanno dei comportamenti così, diciamo, irreprensibili. E così attenti. Perché esatto, sì, esatto. Poi bisognerebbe avere anche un pochino più di coscienza. Sotto le feste di Natale si è esagerato. È per questo che io Mettiamola dico così. che queste mezze misure non servono a niente. Regioni gialle, arancioni, verdi, bianche, non serve a nulla. O si fa un lockdown serio, o se no non si possono chiudere determinate attività e lasciare che la gente giri e si incontri in casa. Perché noi lo Certo. vediamo anche con gli asporti, ci sono asporti anche da 20 pizze, quindi vuol dire che in casa 20 Qualcosa. persone. Certo. Esatto, Certo. esatto. Senta, E senta. quindi il motivo di questa manifestazione era dire: o ci fate riaprire, o se no comincia una protesta civile, che è quella di non pagare più un euro di tasse. Ecco, a proposito di situazione, ne ho avuto occasione di parlare con la presidente di Confindustria Umbria Sezione Turismo, Maria Carmela Colaiacovo, sabato scorso, perché l'Unione Europea ha detto noi vorremmo che venissero evitati i viaggi non necessari, non utili, chiamiamoli così, quindi non di lavoro per intenderci. Sì. Sia all'interno dello stesso paese, sia fra i paesi dell'Unione Europea. Ma questo significa di fatto dire no al turismo sine die, con una scadenza che non si sa quando sia. Esatto, esattamente. E
se pensiamo ai ritardi che ci sono nella distribuzione dei vaccini, è una condanna a morte per tutto il comparto del turismo italiano, perché Certo. l'Italia, noi sappiamo che tra filiera e insomma, settore turismo e relativa filiera siamo il 30% del PIL. Certo, molto, Siamo il 30 molto e filiera. sintetico e chiarissimo. A proposito, lei oggi a Roma, quando ha finito la manifestazione, avrà avuto un certo languorino, un po' di fame. È riuscito a Sì, mangiare? allora all'interno del centro di Roma no, perché non c'era la possibilità, c'era qualche bar aperto, però quei pochi che erano aperti c'era la fila fuori, c'era anche solo per un caffè, anche solo per un bicchiere d'acqua. Non mi è stato possibile mangiare nulla all'interno della città di Roma. Ho preferito uscire e l'unica cosa aperta che ho trovato è stata un autogrill che alle 14:40, alle tre quarti, era ancora strapieno, gente seduta al tavolo. Devo dire, i protocolli, distanze rispettate, ma così come le rispettano loro, le potremmo rispettare anche noi. Quindi mi Certo. chiedo che differenza c'è tra un pasto consumato in un autogrill o un pasto consumato in un ristorante. Se quei Certo. protocolli vanno bene per un autogrill, in teoria dovrebbero andare bene anche per il mio ristorante. Quindi torniamo al discorso e facciamo un'altra volta. Fateci aprire e controllate, controllate, controllate che non ci siano violazioni. Esattamente, esattamente. E sono anche per una recrudescenza delle sanzioni per chi non rispetta le norme. Certo. Sarei anche per una recrudescenza, perché le persone che non rispettano le norme gettano fango su tutta la categoria. Non solo, Certo. buttano in cattivo occhio tutta quanta la categoria, perché col cliente ci vuole anche un rapporto di fiducia. Cioè, io mi devo fidare del ristoratore. Se voglio andare in un posto, mi devo fidare, devo sapere che in quel posto si rispettano i protocolli e mi devo fidare. Certo. Se uno, due, tre ristoratori invece fanno come vogliono, è giusto che vengano puniti. Ma quei E due o tre severamente. ristoratori, non tutti. Certo, E non tutti, non dobbiamo pagare tutti per le colpe di alcuni. senta, oggi la situazione è sicuramente molto, molto grave, anche perché ormai è un anno, con qualche piccola apertura qua e là, ma è un anno che il settore è in sofferenza. Lei ha sicuramente parlato, no, con i suoi colleghi del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, oggi erano in tanti lì e un po' da tutta Italia. Ha avuto sensazione che possa scattare un qualche tipo di protesta anche sopra le righe, non da parte di mio, ma da parte di alcuni colleghi? Allora, ancora forse non siamo a quel punto, però le dico rispetto alle manifestazioni che abbiamo fatto 5-6 mesi fa, vedo veramente degli animi esasperati, vedo gente disperata e la disperazione a volte porta anche a gesti Certo. sì, più clamorosi e più. Comincio a vedere la cosa che mi dispiace più è tanta rassegnazione e tanta disperazione. E Certo. tanta disperazione. C'è tanta gente che veramente non sa, Non ha non sa più idea di come, andare avanti. non ha più idea di come portare un pasto a tavola. E non è un'esagerazione, non è un'iperbole, nel senso, è veramente così. Certo. Perché vogliono dipingere i ristoratori come un settore di piagnoni, di Sì, gente sì. che si lamenta e basta. Non è così, ve lo assicuro che non è così. Conosco storie di gente veramente, veramente sul lastrico. Sì, noi abbiamo avuto qualche commento, ma anche parlando a me è successo, ma loro si lamentano, ma in tanti anni hanno accumulato soldi, dei loro guadagni naturalmente, eccetera, eccetera. Io ho sempre risposto, ognuno con ciò che guadagna, o dallo stipendio o dall'impresa, poi ci fa ciò che vuole, non possiamo pretendere che uno sfrutti i suoi risparmi poi per un anno, no? Per Sì, affrontare esatto, sì. un'emergenza, Ma no, giusto? ma
Il discorso poi è anche più ampio. Innanzitutto ci sono le consideriamo che chi ha aperto da dopo aprile 2019 non può ricevere assolutamente nulla, perché tutti i ristori sono stati parametrati all'aprile 2019. Quindi se io ho aperto tutte le start-up, tutte quelle le nuove imprese non hanno ricevuto assolutamente nulla, e quelli non hanno fatto in tempo a accumulare soldi. Certo. Ma la considerazione, secondo me, più importante è che noi non abbiamo i costi che un dipendente pubblico ha in casa. E noi non paghiamo 200 euro tra gas e luce, noi paghiamo 2000 euro tra gas e luce. Quindi un conto è andare avanti un mese chiusi, un conto è andare avanti un anno chiusi. E paghiamo affitti da 10.000 euro, 15.000 euro, 7.000 euro, 8.000 euro. Cioè si fa in fretta a dilapidare, coi costi che abbiamo, dilapidare un patrimonio, si fa in fretta, si fa in 448. Magari io ho visto, conosco delle realtà, degli ristoranti meravigliosi che andavano benissimo, che magari hanno fatto un investimento nel momento sbagliato, poco prima che ci chiudessero, e adesso sono con l'acqua alla gola. Non vuol dire, non significa, ogni ristoratore ha la propria storia, ha la propria situazione economica. Infatti non bisogna fare i conti in tasca, bisogna pensare all'impresa, no? Esatto, e bisogna pensare soprattutto che le imprese in questo paese sono, soprattutto la piccola e media impresa, sono il traino di questo paese, perché è un paese che non ha mai, in 70 anni di storia non è stato in grado mai di fare un piano industriale serio, e le industrie stanno andando tutte quante all'estero. Quindi puntiamo sulla piccola e media impresa, che è quella che è il gioiello veramente di questo paese. E io direi che non può andare all'estero. Come? Che non può andare all'estero. Esatto, esattamente. O meglio, Enrico può, come imprenditore, andare a aprire un altro locale all'estero se vuole. Sì, ma esattamente. Non può trasferire la sua attività, o meglio, può anche trasferire, proprio decidere, me ne vado, chiudo e vado all'estero. Però, diciamo, nella gran... mentre le grandi aziende possono decidere di portare le loro sedi e i loro centri operativi all'estero, voi no, voi dovete stare e presidiare il territorio. Questa è la ricchezza vera, no? Esattamente. E la ricchezza vera è delle città sono le botteghe, sono le trattorie che la notte tengono le luci accese, che rendono la città più sicura, che sono un punto di aggregazione, c'è la socialità. Insomma, a me quello che manca di più sono gli amici che vengono a trovare la sera, ci beviamo un bicchiere di vino insieme, ci scambiamo due chiacchiere, il cliente fisso, mi ci metto a sedere e ci scambio due parole, gli chiedo come va la vita. Insomma, è quello il bello della piccola attività. Andate da McDonald's a chiedere come sta o se beve un bicchiere di vino con voi il proprietario, non credo, insomma. Beh, magari, perché si direbbe avere un proprietario importante come amico, però certo, esatto. E poi lì bisogna fare di corsa, ricordiamocelo sempre, un fast food. Esatto. Non si può parlare da McDonald's, no, a parte le battute. No. Sono due cose diverse, battuta, certo. Ovviamente. Sono due cose diverse, però è chiaro, cioè il ristorante, il bar, lo stesso albergo, come si può dire, a conduzione familiare, ha non solo una valenza imprenditoriale, ma anche una valenza sociale per il proprio territorio. Questo è in dubbio. Quindi l'Italia, le nostre città stanno perdendo due volte, economicamente e socialmente. Io direi, giusto? Assolutamente sì, è così. Allora io la ringrazio veramente, l'abbiamo disturbata per la seconda volta in pochi giorni, ma ci mancherebbe, un piacere. Era necessario dopo la manifestazione di oggi, e comunque abbiamo visto è andata bene, non ci sono stati problemi e avete portato le vostre istanze, che sono quelle di tornare al lavoro il prima possibile, ma se tornate al lavoro voi lo speriamo anche noi, perché significa che finalmente è tornato un minimo di normalità e fa piacere a tutti, e la socialità fa piacere a tutti. Grazie ancora. Speriamo bene. Grazie ancora e arrivederci a presto, e sempre incrociamo le dita.
Incrociamo le dita, grazie. Grazie. Arrivederci, a presto.